Vedi, è diventata una moda nel mondo oggi. O è diventata una moda in India oggi? Che qualunque cosa rimbalzi dalla costa americana deve essere di valore. Ok? Persino lo yoga è popolare oggi in questo paese perché rimbalza dalla costa americana. È sempre stato qui per migliaia di anni, non importa. Tante persone pensano che lo yoga sia stato inventato da Madonna. Stavo parlando a un gruppo di persone e dicevo loro qualcosa e come esempio ho detto, vedi anche un bambino dell'asilo oggi sa che l'anidride carbonica è dannosa per il corpo, non è così? Ma qualcuno confeziona l'anidride carbonica in una bottiglia e dice, questa è una vera trovata. Persino l'anidride carbonica imbottigliata va bene, se viene commercializzata nel modo giusto e ti arriva da una certa direzione. Quindi hanno iniziato a dire, vivi nel momento, vivi nel momento. Fai una cosa, vivi da qualche altra parte e fammi vedere. Puoi vivere da qualche altra parte? No, le persone ti danno un insegnamento, devi osservarlo. Qual è la base di questo insegnamento? Qualcuno dice vivi nel momento. Ok, vivi da qualche altra parte e fammi vedere come non vivere nel momento. È una possibilità? Quindi perché un tale insegnamento? La maggior parte delle persone sul pianeta sta iniziando a capire questo insegnamento come non pensare al tuo passato né al tuo futuro. Se non pensi al tuo passato o al tuo futuro, la vita ti darà una bella lezione. Se non pensi al tuo futuro o non ricordi il passato, la vita ti darà una bruttissima lezione o no? Lo farà. È meglio che tu pensi al tuo futuro, non è così? Quindi, ci sono voluti milioni di anni per far evolvere questo cervello a questo livello di capacità. Ora le persone non sanno come gestirlo. Ora dicono, non usarlo, coglilo, non pensare al passato, non pensare al futuro. La bellezza dell'intelletto umano è che puoi guardare indietro di 1 milione di anni e guardare avanti 1 milione di anni se vuoi. Sì. Si dice che gli elefanti abbiano grande memoria. Ricorderanno solo le cose che hanno influenzato la propria vita. Noi non siamo così. Noi possiamo ricordare cose che hanno influenzato la vita di chiunque o non hanno influenzato la vita di nessuno, sì o no? Quindi, la nostra differenza fondamentale tra chi siamo e cosa le altre creature sono è che siamo capaci di proiettarci nel domani. E siamo capaci di proiettarci nel passato. Quindi se cogli il momento, significa che non pensi al passato e al futuro. Ciò che stanno dicendo è, diventa un insetto o un verme. Solo cogli il momento, tutti loro lo stanno facendo. Lo stanno facendo. Insetti, vermi, animali, uccelli. Non stanno forse cogliendo il momento. Lo fanno, completamente. Ogni vita lo fa. Anche tu. L'unica cosa è che tu hai un intelletto. Essere in questa vita e comunque fluttuare un po', questo è un privilegio. Questa è una libertà che possiedi. Vuoi rinunciarci semplicemente perché non sai come gestirla? Solo perché non sai come gestire la tua intelligenza, vuoi distruggerla? In realtà, alcuni. Sfortunatamente questo proviene da una comunità scientifica seria. Una parte di loro dicono che quando un bambino nasce, se rimuovi una certa parte del tuo cervello, tutta la criminalità se ne andrà. Non ci saranno criminali nel mondo. Tutti saranno pacifici e felici. Questo è disastroso. Se rimuovi l'intero cervello, tutti saranno fantastici. Nessun problema. Non conosceranno mai nessuno stress o angoscia o altro. Felici. Quello non è il tipo di felicità che stai cercando. Non è così. Quello non è il tipo di felicità che stai cercando.
Beh, se sei morto, sarai davvero pacifico. Perché tutto questo sforzo? Perché cercare di rinunciare alla tua intelligenza? Se ti spariamo in testa, sarai pacifico. E forse anche il mondo diventerà pacifico. Quindi capiamo questo. Che queste sono tutte cose raffazzonate, raccolte qui e là e dispensate al mondo per scopi commerciali. Come puoi non vivere in questo momento? Perché hai bisogno di un insegnamento vivi nel momento? Dimmelo. Ciò che ti serve sono metodi per gestire la tua mente. Non ti serve un insegnamento sulla vita, perché sei vita. Se non sei vita, devo dirti come essere vita. Sei vita? Sei vita o no? Sei vita, non è così? Poiché sei vita, perché dovrei dirti cos'è la vita? Solo metodi per vedere che questa vita trovi la sua possibilità massima. Non le devi insegnare a essere vita, perché la vita, essere nel momento, cogli il momento, essenzialmente significa essere vivi, non è così? Quindi, pensi che la tua attività mentale, la tua competenza e capacità intellettuale non ti stiano permettendo di essere vivo? No, è la base della tua vitalità. È la corona della tua vitalità, in molti modi. La vita si è evoluta da una forma di vita molto basilare al modo in cui è oggi. E ora, ciò che hai come corteccia cerebrale, che ti fa pensare ad ogni tipo di cose, questa è la corona per la vita su questo pianeta. Non è così? Sì o no? Questa è la corona della vita. E ci vuoi rinunciare perché non sai come gestirla, o non calza abbastanza stretta, oppure è troppo stretta? Non fare questo. Se vuoi vivere, che è l'unico anelito che la vita ha, vuole vivere la sua capacità massima. Per vivere, se dico, qualche tempo fa, ho scritto un appunto e dicevo, Isha Yoga significa vivere, e vivere totalmente. Quindi le persone pensano, oh, devo far festa 7 giorni alla settimana. No, 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 no. Ciò che fai intorno a te non è vita. Ciò che accade qui è vita. Non è così? Ciò che accade dentro di te è vita, non è così? Ciò che accade intorno a te è solo l'atmosfera per la vita. Non è vita. Questa è vita, non è così? Esplorare questo pienamente, la piena profondità e l'ampiezza in tutte le sue dimensioni, se la conoscessi, vedresti. Se semplicemente stai seduto qui, è la cosa più bella che puoi fare. Ciò che fai e non fai sono scelte tue. Siamo seduti nella stessa stanza, respiriamo la stessa aria, mangeremo lo stesso cibo. Ma in questo momento, come sono dentro di me? Se mi dai il mondo intero, non ci farò a scambio. Se mi dessi il mondo intero in cambio, io non farei a scambio, perché è più grande di ciò. E ogni essere umano ne è capace. Quando si tratta di situazioni esterne, siamo tutti diversamente capaci. Quando si tratta di dimensioni interne, siamo tutti ugualmente capaci. Non è accaduto solo perché non hai mai prestato attenzione in quella direzione. Questa è l'unica ragione, non perché tu sia meno capace.